una biografia antiborghese, contadina e proletaria che assume il punto di vista di un ragazzo della ex DDR e lo segue passo passo nel suo cammino di cittadino della Germania unificata, mostrando contraddizioni e spaesamenti vissuti da un popolo, anzi due. È quanto possiamo trovare nel romanzo di Daniel Schulz, Eravamo come fratelli. Il protagonista ha il cuore dalla parte giusta, per così dire, e sa che cosa il bene, sa quali sono le cose giuste, ma allo stesso tempo è un ragazzo opportunista che si avvicina agli estremisti di destra per sopravvivere. È uno spaccato crudo e realistico che pagina dopo pagina costringe il lettore a entrare nella testa del narratore protagonista. Il fatto di non dare un nome al protagonista del mio libro, l'obiettivo era quello di invitare i lettori a mettersi fisicamente nei panni del protagonista, a sentire quello che lui prova in determinati momenti. Ed è un libro molto fisico quello di Schulz, che ha costretto l'autore, nato e cresciuto anch'egli nella Germania dell'Est, a fare i conti con la propria storia, personale e nazionale. Devo dire che ho imparato molto su me stesso, e penso proprio di sì. Quando ho scritto questo libro ho trascorso dei momenti di estrema rabbia, anche fisicamente, e per un periodo ho dovuto anche abbandonare la mia casa perché continuavo a dar fastidio a girare in casa perché fisicamente ero provato e andare in campagna. Scrivendo questo libro sono ritornato a quella violenza, a quella umiliazione. Sono ritornato e mi è ritornata e ho ripercepito questa violenza, quella umiliazione di quegli anni che nel frattempo avevo messo da parte e nascosto. Una volta pubblicato ho ricevuto poi riscontri da parte dei lettori che mi hanno scritto delle lettere, mi hanno scritto su Instagram, su WhatsApp, e da questi riscontri emergeva che il libro dipingeva i loro tempi, erano i nostri tempi. E in quest'anno del centenario Maurizio Piscopo ripropone con un libro la figura di Danilo Dolci, il profeta della non violenza. Danilo Dolci è un profeta accostato a San Francesco, a Don Milani, a frate laico Biagio Conte. Un uomo che non solo ha scritto dei libri, ma si è sporcato le mani ed è andato nei posti dove la gente soffre. Partinico nel 1952, quando le strade erano così, non c'erano le condizioni per vivere bene, i bambini morivano come mosche. Era un profeta, eppure lei dice ce l'hanno nascosto questo personaggio, perché? Perché nei libri della scuola elementare non c'è una riga. Nelle biblioteche dei paesi non ho trovato un libro. La BBC aveva fatto due documentari e questi dal 1970 non vanno più in onda. Cosa fare oltre appunto a scrivere libri per cercare di rendere più fresca questa sua immagine? Intanto far conoscere questi libri, sono 80, 25 di poesie, e poi impegnarsi in prima persona per migliorare la nostra società. E se c'è uno che in una famiglia non sta bene, tutta la famiglia ne risente e tutta la società italiana ne risente, perché c'è un vuoto culturale e un egoismo fortissimo. Per questa ragione Danilo Dolci è attualissimo.